Buonasera ancora una volta da Gusella, Diego qui a Villaferri per una partita di Serie A, quella che vede sfidarsi l'Atletico Maiana oggi in tenuta rossa contro il New Team in tenuta nera. Parto a leggere da subito le formazioni, come sempre, partendo dalla sinistra con l'Atletico Maiana appunto in tenuta rossa, attacca da sinistra verso destra con il numero 10 in porta Proietti Daniel, con il numero 6 il capitano Cesarini Fabrizio, con il numero 9 Gianrusso Andrea, con il numero 13 Longo Fabio, con il numero 15 Milioni Thomas, con il numero 16 Sartori Massimo, con il numero 18 Puggioni Fabio, con il numero 21 Donegà Paolo, con il numero 23 Meucci Marco. Bene, passiamo quindi alla formazione del New Team, come ho detto prima, in tenuta nera, attacca da destra verso sinistra, in porta con il numero 0 Sabio Sebastiano, con il numero 3 Carboni Pier Giuseppe, con il numero 5 Turlioni Vincenzo, e devo fermarmi perché subito dopo pochi giri di orologio, calcio di rigore, si incarica il numero 5 Turlione che porta in vantaggio, bellissimo calcio di rigore eseguito splendidamente, andiamo a rivedere il replay. Palla da una parte, portiere dall'altra, 1-0 quindi per New Team che si porta in vantaggio proprio con scusate il numero 4 proprio Turlioni Vincenzo. Eravamo arrivati anche a leggere la formazione proprio da lui, quindi 1-0 per la formazione in nero. Riprendo a leggere la formazione con il numero 6 di Pasquale Giacomo che è anche il capitano, il numero 9 Cipriani Sabino, con il numero 11 Marino Giovanni, con il numero 16 Spadafora Gianluca, con il numero 17 Lio Salvatore, con il numero 18 Taschetti Antonio. In questo momento siamo al secondo minuto di gioco, già 1-0 New Team. New Team che per ora si trova nell'ultima posizione utile in classifica, campionato ancora lungo, quindi potrà dire ancora la sua. Oggi è partita subito bene, partendo come abbiamo visto subito eseguendo questo calcio di rigore che gli ha permesso il momentaneo vantaggio. Se volete una classifica o volete il calendario, non dovete far altro che scaricare l'applicazione, qui appunto troverete classifiche, gironi, calendari, classifica miglior portiere e classifica capocannoniere. Scaricatela, l'applicazione si chiama Calcio Amatoriale, è disponibile sia per Android che per iPhone. Scaricatela così avrete il campionato a portata di smartphone. Se invece volete una classifica molto più dettagliata andate sul sito ufficiale che è calcio5padova.it. Lì troverete anche il giocatore che ha giocato una sola partita, il portiere che ha giocato una sola partita, ammonizioni, espulsioni, le ammende, ricordo di usare i parastinchi perché viene multato con 2 euro ogni giocatore che ne è sprovvisto. Vi ricordo che nel campionato ufficiale FIGC non potrete nemmeno scendere in campo, Villaferri vi fa scendere in campo però vi multa perché è giusto usare questi parastinchi, in caso di infortunio l'assicurazione non risponde. Bene, detto questo ritorniamo alle immagini perché questa è una partita sicuramente che ci regalerà altre emozioni, visto che subito dopo il primo minuto ci ha regalato subito il primo gol su calcio di rigore. Devo dire che queste squadre per me nuove quest'anno non le avevo neanche mai viste, sono partite con il piede giusto, mi sono piaciute per ora, vabbè è pochi giri di orologio ancora ovviamente per dirlo, siamo all'ottavo minuto, però mi sono piaciute da subito come giocano, stanno affrontando una partita giocata anche a un buon ritmo, vediamo se continuerà per tutti i 50 minuti che cui si svolge la partita. Attenzione, calcio di punizione, questa è anche una buona posizione, scelgono il tiro di prima intenzione basso, poi con qualche fortuna anche nei rimpalli riescono ad agganciare il pareggio, quindi Atletico Maiana New Team 1-1. Andiamo a vedere il replay, qui nulla da fare per Sabio, portiere del New Team, a realizzare la rete il numero 13 Longo che porta appunto il pareggio alla propria squadra, l'Atletico Maiana.
non ho citato e chiedo scusa l'arbitro, il signor Malimpensa, che è anche il responsabile arbitri proprio qui del settore Villaferri. Quindi arbitro all'altezza, beh, come tutti i suoi colleghi, del resto non me ne vogliono, lui è stato scelto come il responsabile, appunto, ha detto agli arbitri, quindi persona sicuramente capace anche per questa partita, veramente di buon livello. Rimessa laterale proprio per il New Team, sono abbastanza lontano dalla posizione, cioè la mia posizione è lontana rispetto al campo da gioco, quindi difficilmente nel calciotto riesco a riconoscere i giocatori, questi non me ne vogliono. Prende palla il numero 11 del New Team, Marino, cerca di infilarsi partendo proprio dalla fascia sinistra, fa buona retroguardia all'Atletico Maiana, poi ancora una rimessa laterale, ancora per New Team, qualche fraseggio, buona la posizione, si portano al limite dell'area, poi non trova spazio il numero 4 Turlione, colui che aveva anche realizzato la prima rete proprio su quel calcio di punizione, calcio di rigore assegnato per un fallo di mano, non ci sono state neanche proteste, corretti, che solitamente si punta, e forse un altro fallo di mano, ed è un altro fallo di mano, un altro rigore, prima da una parte poi dall'altra. Adesso per New Team si incarica il numero 11 Marino, e Marino spiazza il portiere, 2-1 adesso il risultato per il New Team. Oh, devo chiedere scusa, scusate, ho completamente ciccato, è stato il numero 23, devo chiedere umilmente scusa, il numero 23 Meucci a segnare la seconda rete per l'Atletico Maiana, chiedo scusa. Quindi 2-1 per l'Atletico Maiana, avete visto com'è strano, Atletico Maiana che attualmente è in ultima posizione utile del campionato, però per ora sta valendo la supremazia con due reti, come due sono stati calci di rigore, uno per squadra, tutti e due per fallo di mano, lo stavamo proprio raccontando. Entro fine della partita decreterò quello che per me è il miglior giocatore di giornata, lui avrà diritto a un premio che consiste in una bibita presso il bar di Villaferri, quindi quando dirò nome e cognome di colui che ho scelto come miglior giocatore di giornata dovrà presentarsi presso la segreteria di Villaferri, nome e cognome, la partita che stiamo andando in visione, e gli avrà dato appunto il buono per avere una bibita presso il bar. Questa è un'altra iniziativa di Villaferri che cerca sempre e continuamente di dare un qualcosa in più rispetto a altri campionati. Questo è un servizio proprio, l'ho suggerito io come premio aggiuntivo, come gratificazione proprio per tutti voi, per tutti noi, perché anch'io sono un giocatore del campionato di Villaferri, per tutti noi che giochiamo appunto questo bellissimo campionato amatoriale e cerchiamo di renderlo sempre più professionistico, dando sempre qualcosa in più. Ci stiamo avvicinando al 15° minuto, quindi 10 minuti ancora da giocare. Villaferri ha deciso di adottare due tempi da 25 nel calciotto, anche nel calcio a 5. Se vi siete mai chiesti da dove nasce il calciotto, beh, nasce da uno sport brasiliano che è il calcio a 7. Per loro è proprio una vera disciplina di federazione. Noi, come sempre in Italia, facciamo di necessità virtù, avendo spazi un po' più grandi si è deciso di adottare il calciotto, sport che comunque piace molto nel padovano, perché ne è la perfetta dimostrazione il numero di squadre che è riuscito ad avere Villaferri, seconda rete anche per New Team. Mentre io chiacchiero, le squadre si danno una dura battaglia. Numero 11, dopo aver fatto e seminato un po' di panico nella retroguardia, riesce anche a beffare il povero Proietti, che nulla può per la seconda rete. Il Marino segna la seconda rete, 2-2 adesso il risultato tra Atletico Maiana e New Team.
partita ancora molto molto lunga, mancano ancora 10 minuti alla fine del primo tempo più tutto il secondo tempo, quindi partita che già in 15 minuti ci ha regalato tante emozioni. Vedremo se sarà così anche per la differenza del tempo che manca alla fine dei giochi. Va bene. Stavo parlando proprio del campionato di calciotto. Villaferri ne ha fatta veramente un'icona di questo sport padovano, addirittura ha dovuto bloccare le iscrizioni perché molte altre squadre volevano iscriversi a questo campionato. Purtroppo i tempi e gli spazi sono questi e si è dovuto scegliere appunto di non accettare le iscrizioni di queste squadre. Ci dispiace soprattutto a Villaferri. Io non sono un organizzatore, mi occupo solo di questa parte e me ne occupo anche male, magari chiedo anche scusa, sono un amatore, non voglio essere un telecronista professionista, non vorrò mai farlo, lo faccio umilmente, mi piace farlo, sono gratificato anche che abbiano scelto me, hanno scelto me perché ho avuto la fortuna di giocare a alti livelli, non di questo sport ma del calcio a 5. Comunque qualcosa ci capisco, visto che sono un veterano già dal 1997, prima edizione di questo sport in Padova, si giocava al Cover con il nome Trofeo Fabrizio Rendina. Io già a quel tempo ero proprio in campo, non ho mai saltato un anno di calciotto nel padovano, anzi ne faccio più di un campionato di calciotto e devo dire, non me ne vogliono gli altri, Villaferri resta il campionato meglio organizzato da tutti i punti di vista. Mi sono accorto solo ora che il numero 16 dell'Atletico Maiana, squadra in rosso, ha lo stesso nome e cognome di uno dei più importanti direttori sportivi di futsal italiano, che è proprio Massimo Sartori, si chiama la stessa maniera, omonimo, non è lui però quello che ho appena citato. Peccato, sarebbe stato bello vedere qualche Vips anche in campo. Anni passati, non so per chi di voi magari partecipava, c'erano ex giocatori della Serie A che partecipavano ai campionati di calciotto, ormai hanno raggiunto un'età che forse non se lo possono più permettere, mi spiace per loro, giocano sicuro perché li vado a vedere il campionato over 40 anche a livelli ancora alti. Ovviamente qui a Villaferri ormai ci sono giocatori di categorie importanti e anche molto giovani, quindi hanno scelto, optato di non partecipare più. Questo è un peccato, anche perché è sempre bello giocare contro squadre composte da ex giocatori di alto livello. Mi ricordo c'era Longhi, Simonini, magari qualcuno non se li ricorda, ma sono tutti giocatori che hanno fatto la storia del calcio padovano. Addirittura alla prima edizione c'era Nanu Galderisi, giocatore che aveva vinto anche un campionato di Serie A di calcio a 11 con il Verona e anche una Coppa Capocannoniere sempre quell'anno. E la prima edizione giocava, non ho avuto il piacere di giocargli contro perché giocava in squadra con me, e quindi un piacere doppio per me, non averlo avuto da avversario sarebbe stato comunque un piacere, l'ho avuto da compagno. Credo l'ultimo giocatore, l'ultima gloria del calcio padovano che ha partecipato a Villaferri era De Franceschi, Ivone De Franceschi, credo abbia partecipato al trofeo estivo l'anno scorso. Chi lo sa che magari quest'anno nel trofeo estivo questi giocatori rientrano a far parte della rosa delle squadre appunto di Villaferri. Ce lo auguriamo perché è sempre 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 un piacere, e so per certo, perché appunto ho detto prima vado a vederli, che loro seguono il campionato di Villaferri tramite l'applicativo, guardano le partite, lo so proprio per certo perché me l'hanno detto loro. Se abbiamo la fortuna che guarderanno anche questa partita, colgo proprio l'occasione per invitarli quest'estate a partecipare al trofeo estivo, che sicuramente, non ho parlato con gli organizzatori, ma so per certo che Villaferri ogni anno regala alle squadre che hanno voglia di partecipare questa emozione del trofeo estivo,
anzi magari chiedete presso la segreteria, che senza che io lo sappia magari sono già aperte anche le iscrizioni. Quello che so per certo è che tra due mesi verranno scoperti i campi e io non vedo l'ora, perché abbiamo delle novità assolute, anche riprese dall'alto con i droni, quindi vedremo una partita dall'alto, faremo riprese dall'alto, questo la ripresa dall'alto statica lo sapevo già, quello che non sapevano gli organizzatori che io ho anche i droni e farò riprese dall'alto, non vedo proprio l'ora che vengano scoperchiati appunto i campi per fare questo. Cercheremo di rendere queste riprese sempre più professionali, almeno nel limite del possibile, ci proveremo. Siamo al 21esimo minuto, già 4 reti realizzate, 2 per squadra. Vedremo, manca ancora tanto tempo. Si potrebbe aspettarsi una miriade di gol in questa partita. Sono già tanti, 4 gol nell'arco del primo tempo regolamentare, una rete ciascuna realizzata anche su calcio di rigore, e calci di rigore dati proprio per tutti e due lo stesso fallo di mano in aria. Non ci sono state proteste da nessuna delle due parti, quindi squadre corrette. E giustamente, quando l'arbitro fischia ha sempre ragione, ma l'aveva proprio, non ha sbagliato l'arbitro Malimpensa, aveva visto bene questi due calci di rigore. Io mi stupisco a guardare la classifica, perché queste due squadre, e ne ho viste tante di partite, non giocano male, non mi so spiegare come mai non si trovano nessuna delle due in posizione felice. L'Atletico Maiana, l'ho detto prima, si trova in ultima posizione, ha subito 34 reti e realizzate solamente 9. È strano come questa squadra non gioca per niente male, anzi ha anche buoni giocatori. Il New Team invece si trova in settima posizione, non si trova quindi in posizione felice nemmeno New Team. Ha fatto 15 reti e subite 21. Vedete come è strano, beffardo, il gioco del pallone, però è anche quello che piace proprio ai giocatori, perché non è mai nulla di scritto. Vedete, queste due squadre che giocano anche piuttosto bene non si trovano in posizione felice, e ho visto squadre che magari si trovano in posizione molto più allegra che non giocano bene come queste due squadre. Campionato ancora lungo, c'è tutto da dire, poi ci saranno i playoff, non è nulla ancora di scritto. Poi non si sa mai se le squadre come appunto sono messe durante le partite, perché magari non hanno i giocatori cui magari si contava all'inizio dell'anno. Sarebbe interessante, e lo proporrò, perché questa è un'altra idea che mi è venuto, creare un vero e proprio forum, magari sul sito ufficiale, creare un forum dove le squadre potessero scrivere le loro impressioni, cosa pensano degli avversari, ovviamente senza mai offendere, ma questo poi si potrebbe anche studiare come fare in caso che qualcuno metta qualche offesa, di bannarlo. Cioè, potrebbe essere una cosa interessante sapere che ne so, il responsabile del New Team dice che questa sera ci manca contro l'Atletico Maiana il numero tal giocatore importante. Sarebbe una cosa bella e piacevole. Frattempo, mentre io chiacchiero, il tempo se ne va, fine primo tempo. Rieccoci per il secondo tempo. Ora attacca da destra verso sinistra l'Atletico Maiana in tenuta rossa, e da sinistra verso destra in tenuta nera il New Team. Risultato, ovviamente, come è finito il primo tempo, resta invariato 2-2. Partita ancora tutt'altro che chiusa, partita apertissima, 25 minuti ancora da giocare. Vedremo chi avrà la meglio questa gara, che per ora, come dice il risultato e anche i giochi fatti in campo, vede alla pari le due squadre. Il
rimessa laterale per l'Atletico Maiana, commette fallo in retroguardia del New Team, il calcio di punizione di prima intenzione un po' defilata, però abbastanza vicino alla porta, siamo al limite dell'area, messa bene la barriera, in quanto lui che batte la punizione di prima trova proprio solamente il primo uomo dei due messi in barriera dal portiere Sabbio, che poi con i piedi ha qualche difficoltà a trovare il proprio compagno. Bravo difensore dell'Atletico Maiana, anche se regala una rimessa laterale vicino al calcio d'angolo. Attenzione, bello il dribbling e sfiora la linea di porta, nulla da fare, rimessa dal fondo per poi Proietti. Cercano e si trovano i giocatori in tenuta rossa, partono con una manovra offensiva, poi sprecano la palla, retroguardia del New Team attenta, Sabbio recupera palla e rimette al giocatore sulla propria destra. Sarebbe bello vedere un gol, così si vivacizza un po' la partita. Non auguro a nessuno di andare in svantaggio, però questo se è ai fini dello spettacolo, e chi guarda i video vuole sempre vedere spettacolo, ovviamente è normale che sia così, quindi speriamo che una delle due riesca a realizzare una rete in modo che poi tutti e due devono cambiare anche modo di giocare, perché in questo momento si stanno difendendo molto, rischiando poco. Calcio di punizione, subisce il fallo il numero 9 Cipriani. Vediamo questa esecuzione, bella, bravo Proietti, in due tempi riesce a sventare pericolo, non era una parata difficilissima perché il tiro era stato eseguito centralmente, comunque bravo a bloccare la palla in due tempi. Rimessa laterale data al New Team, qualche protesta adesso dell'Atletico Maiana, qualche protesta è normale che ci sia. Quando si è dentro i limiti è tutto concesso. Solo Gialù. Lo sento molto accanito il mister del New Team, non conosco il nome perché nella distinta non viene mai citato l'allenatore. Comunque lo sento molto agitato. È bello che sia anche così, perché è fallo. Brutto anche fallo, non da ammonizione, comunque un fallo da agonismo. Sceglie l'opzione corta. E subisce fallo dopo Donegà, era ovvio. Questo è, ragazzi, è un dato di fatto, più tieni la palla ai piedi, più rischi il fallo. Colui che subisce il fallo tenta calcio di punizione a giro, trova solamente il fondo dell'arco struttura. Attenzione, buona la posizione, attenzione. Forse non è Mancino il giocatore che si era defilato in fascia e quindi ha trovato difficoltà, e solitamente là un destro poi fa fatica a largarsi sulla sinistra perché deve riportarsi centralmente o sulla destra per poter caricare il tiro. Ancora una punizione dal limite, siamo circa 3 metri fuori dall'area, calcio punizione di seconda, buona la difesa. Era stato battuto il portiere, ma ottima retroguardia del difensore che sulla linea di porta sventa questo pericolo. Sicuramente se non c'era il difensore sarebbero stati guai per il povero portiere Proietti. Ci stiamo avvicinando al decimo minuto, quindi ancora più della metà
del secondo tempo da giocare, ovviamente anche più recupero. Palla messa per l'attaccante, vediamo, tenta la girata al volo, non riesce a pattare la palla nei migliori dei modi, palla che si spreca e rimessa dal fondo. Proietti lancia lungo per il numero 23 Meucci, prova il dribbling, forse commette fallo, infatti battuta lunga questa punizione nei confronti del New Team. Tentano come possono affondare una manovra offensiva, si allarga quasi, attenzione, bravo, credevo fosse stato il difensore, invece si trattava proprio del portiere che occupa bene lo spazio del primo palo, quindi palla che non riesce a trovare la rete. Calcio d'angolo, vediamo l'arbitro se concede calcio d'angolo, rimessa dal fondo. No, rimessa dal fondo, non ci sono state neanche più di tante proteste, evidentemente l'arbitro ci aveva visto giusto, ci aveva provato invece il giocatore della New Team a trovare questo calcio d'angolo, l'arbitro però non ci casca. 15° minuto, quindi 10 minuti al termine di questa gara, risultato che non si schioda come il primo tempo, 2-2 è finita così il primo tempo, e questo secondo tempo ancora non ci ha regalato un'emozione un po' più forte di quello che stiamo vedendo. Si è un po' assestata la partita, vorrei dire che si è un po' seduta, perché non ci sono state delle grossissime occasioni né da una né dall'altra parte. Questi 10 minuti per chi guarda sicuramente non sono stati dei più emozionanti, speriamo che gli ultimi 10 minuti di gara ci regalino qualche emozione in più, basterebbe qualche tiro in porta. In realtà non è stato bellissimo questo inizio di secondo tempo, calcio di punizione, siamo sulla tre quarti campo, no, metà campo, credevo fosse un po' più indietro. Buona la retroguardia dell'Atletico Maiana, il New Team può eseguire questa rimessa laterale da buona posizione, troppo lunga, infatti non trova il suo compagno che era posizionato bene anche al centro dell'area, ma è colui che ha rimesso la palla nella rimessa laterale, non riesce a trovarlo. Qualche protesta dell'Atletico Maiana che reclamano forse loro questa rimessa laterale. Bravo adesso il portiere Proietti, che è uno tra quelli che per ora ho candidato come miglior giocatore di giornata, che ricordo avrà diritto a una bibita presso il bar di Villaferri, quindi a fine gara dirò il nome e cognome, colui che nomino deve presentarsi in segreteria, e con nome e cognome la partita che siamo andati in visione gli sarà dato il buono per usufruire della bibita in omaggio. Per ora è qualche minuto che l'Atletico Maiana non riesce a trovare la metà campo avversaria, si sta giocando in questi ultimi minuti solo nella metà campo proprio della squadra in rosso, manovre però offensive che non sono state portate a buon fine poi dal New Team. Buona questa palla, buono il fraseggio dentro l'area, poi la retroguardia dell'Atletico Maiana altrettanto all'altezza. Fallo di ostruzione da parte del giocatore in nero del New Team, rimessa lunga dopo questa punizione del giocatore dell'Atletico Maiana. Incita molto, come ho già detto prima, l'allenatore dell'Atletico della New Team, scusate. Calcio di punizione, il numero 16 Spadafora, chiedo scusa, era proprio Sartori, colui che dicevo prima che è omonimo di uno dei più grandi direttori sportivi veneti di calcio a 5. Essendo io un dilettante amatoriale anche di fare le telecronache, non sono sempre all'altezza, chiedo scusa, e poi devo anche commentare giocatori che per me sono totalmente sconosciuti, è ancora più difficile. Vi ricordo ancora di scaricare l'applicazione Calcio Amatoriale, applicazione disponibile sia per Android che per iPhone, completamente gratuita, qui troverete i calendari, i gironi, le classifiche, la classifica miglior portiere e la classifica capocannoniere. Se volete inoltre
una classifica più dettagliata dovete andare sul sito ufficiale, che è www.calcioa5padova.it. Qui troverete tutto dettagliatamente: il portiere che ha giocato una sola partita o il giocatore che ha segnato una sola rete. Inoltre troverete le ammende, le squalifiche, le ammonizioni. Quindi scaricatela e visionate il nostro sito. Se potete e volete, lasciate anche un vostro messaggio, un vostro commento, a noi ci fa piacere, soprattutto, lo dico ironicamente, quei positivi, ma anche quelli negativi, se servono a costruire qualcosa di più professionale insieme a voi. Oltre alle mie chiacchiere vanno avanti anche il cronometro. Mancano 5 minuti alla fine dei giochi, quindi siamo al 20esimo, ovviamente più recupero. Per ora non ci sono state reti e neanche occasioni in cui si è perso troppo tempo, quindi non sarà molto il tempo di recupero, credo, almeno per ora, che decreterà l'arbitro. Resteremo a vedere gli ultimi minuti se ci regalerà qualcosa in più questo secondo tempo. Lo dico ancora, non è stato uno tra i più belli, e poche occasioni dall'una all'altra parte, forse qualche occasione in più il New Team, ma niente di così eclatante. Due bei interventi di Proietti, ma non sono stati veri e propri miracoli, quindi per questo dicono vere e proprie occasioni. Sono stati delle azioni che non si sono concretizzate. Sull'applicativo, oltre che alle partite, quest'anno è stato aggiunto anche il TG News Villaferri 24. Attenzione, vediamo questo calcio di punizione, tenta la precisione ma trova solamente la barriera. Stavo dicendo TG News Villaferri 24, con un telegiornale dove parleremo un po' delle curiosità di quello che sta avvenendo nei campionati di Villaferri, sia di calcio a 5 che di calcio 8. Seguiteci perché ci fa molto molto piacere. Poi se volete andate anche sulla pagina ufficiale Facebook, lì potrete fare commenti e postare le partite, le vostre, anche quelle dei vostri concorrenti, quindi condividete. Pensate che proprio ieri io e Federico, che è il responsabile della segreteria, ci siamo messi a visualizzare tutti i campionati più importanti italiani di calcio a 5. Abbiamo visualizzato non solo quante squadre hanno totalizzato gli altri campionati, ma anche i vari video che anche gli altri campionati hanno deciso. Beh, diciamo, a Padova siamo gli unici, posso dire che nel Veneto siamo i primi, siamo i più forti. In Italia siamo veramente al top, perché per ora abbiamo totalizzato quasi 20.000 visite, quindi sono tantissime. Sicuramente non sono 20.000 i giocatori che sono passati da Villaferri, quindi ci fa piacere che molti altri o amici parenti, qualcuno dei nostri giocatori abbiano visualizzato questi filmati. Questo ci fa orgoglio e veramente tanto piacere. Bene, visto che ci avviciniamo agli ultimi giri di orologio, ho deciso di premiare come miglior giocatore di giornata il numero 12 dell'Atletico Maiana, Proietti Daniel. Anche l'arbitro ha dato voto 7, dire la verità, ha dato voto 7 a tutti e due i portieri. Ho deciso di premiare proprio Proietti perché è stato colui che in questo secondo tempo ha dato un qualcosa in più per la propria squadra. Non me ne voglio tutti gli altri, perché è stata una partita veramente giocata alla pari, lo dice anche il risultato stesso. Anche se manca un minuto più recupero, non credo che cambierà di molto, quindi bravo Proietti Daniel, che deve recarsi presso la segreteria. Nome e cognome, la partita che stiamo andando in visione, come ho già ripetuto varie volte durante questa mia telecronaca, chiamiamola così, e gli verrà dato il buono appunto in segreteria per accedere al bar e avere in premio una bibita a sua scelta. Vediamo magari se con l'anno prossimo riusciremo magari a premiare un'intera squadra con qualche novità. Reclamano un calcio di rigore l'Atletico Maiana, ma non c'era assolutamente gli estremi per concedere questo calcio di rigore, quindi proteste inutili, ma ci stanno. L'agonismo a volte ti fa spegnere quel lume di ragione che c'è nella testa, lo dico perché succede anche a me, no? Succede a tutti, è normalissimo che succeda, anzi questo
e succede proprio quando ci tieni a giocare. Questo fa solo piacere per gli organizzatori, perché sanno benissimo che questo campionato è conteso da tutte le squadre, dalla prima in classifica all'ultima in classifica. Stavo dicendo, per l'anno prossimo sarebbe bello premiare un'intera squadra, magari facendo in modo che venga premiata la squadra che viene più condivisa durante la stagione. Vedremo un po' come studiare questa formula per premiare un'intera squadra, magari con una cena. Questa è una mia iniziativa e vedremo se Villaferri appoggerà questa mia idea. Ne sono certo che lo farà, però vedremo i modi, i tempi per farlo nel futuro, la stagione prossima. Quindi siamo veramente agli sgoccioli, sto aspettando che l'arbitro decreta il tempo di recupero. Palla tra le mani di Sabio che lancia lungo, attenzione, sì, c'è stato un fallo d'attacco, carica contro il difensore dell'Atletico Maiana, quindi punizione eseguita e battuta proprio dalla squadra in tenuta rossa, che adesso parte con un contropiede, viene bloccato però dalla buona retroguardia del New Team. Ancora palla per l'Atletico Maiana, si incarica il numero 13 Longo. Niente, adesso un batti ribatti a metà campo, le squadre si attaccano ma hanno anche paura di scoprirsi un po' troppo, visto che l'arbitro ha decretato un solo minuto alla fine. Vediamo questa azione offensiva, nulla da fare, protesta dell'allenatore del New Team, ma non c'era l'estremi per il calcio di rigore. La partita finirà proprio così, 2-2 tra Atletico Maiana e New Team. Quindi da Diego Gusella non mi resta altro che ringraziarvi, da Villaferri è tutto, grazie e buon campionato a tutte le squadre. Let's start.